Individuare delle linee guida per realizzare assieme uno sviluppo economico del territorio e contrastare lo strapotere delle città metropolitane. Con questo intento la CISL ha organizzato al Consorzio Universitario Nisseno un convegno coinvolgendo i sindaci di Caltanissetta, Enna ed Agrigento. Raccordo tra i consorzi universitari dei tre territori per rilanciare il sistema, la creazione di percorsi turistici che comprendano anche le aree interne, il transito del Tribunale di Agrigento, attualmente appartenente alla Corte d'Appello di Palermo, alla giurisdizione di Caltanissetta, delle proposte individuate dalla CISL per rendere le tre province un polo di attrazione. Secondo noi è necessario e indispensabile che anche le aree interne si crei una rete tra le diverse amministrazioni e con esse i corpi intermedi, e la CISL porta avanti un'iniziativa che mette assieme le singole esigenze, ma soprattutto creare sinergie tra i diversi livelli intercomunali affinché anche gli enti di area vasta possano produrre una sinergia per lo sviluppo del territorio interno, in termini non solo infrastrutturali ma soprattutto occupazionali. L'idea è quella di creare un coordinamento stabile, periodico, che possa verificare e attuare anche i singoli progetti che sono stati finanziati col patto, con la Regione Siciliana, ma soprattutto anche iniziative che devono mettere in sinergia i servizi delle tre comunità. Penso al sistema dei rifiuti, penso al sistema dell'acqua, servizi essenziali alla comunità e soprattutto alle infrastrutture indispensabili per veicolare non solo il turismo, ma attrarre anche investimenti. Superare le logiche campanilistiche e lavorare in sinergia può infatti essere la strategia vincente, come dimostrato dalla cabina di regia tra Enna e Caltanissetta per progettare gli interventi dell'agenda urbana pari a 38 milioni di euro. L'idea di fondo è che lo sviluppo della Sicilia deve passare per sistemi di area vasta. Da un lato ci sono le città metropolitane che hanno la loro ragion d'essere, dall'altro ci deve essere un sistema territoriale delle aree interne che deve vedere Enna e Caltanissetta come pilastri di riferimento e Agrigento come realtà della Sicilia occidentale che è fortemente legata alle aree interne. Oggi abbiamo una struttura importante che è un asse viario, che è la nuova 640. Siamo collegati anche con Agrigento, con l'esperienza del distretto Valle dei Templi, e tutto questo ha già posto le basi per una condivisione anche di tipo progettuale. Ho un grande rammarico che quando si è discusso della legge su liberi consorzi, da queste tre realtà era venuta la proposta di prevedere che i liberi consorzi potessero aggregarsi in un sistema, in una sovrastruttura che era appunto un sistema di area vasta, ma purtroppo in questo senso le nostre rappresentanze regionali non hanno saputo guardare avanti.